frutta secca da sgusciare per un albero da preparare. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì, tanta frutta secca da sgusciare per l'albero di Natale che andremo a preparare oggi. Un piccolo alberello in pistacchio con i gusci di pistacchio per adornare la vostra casa durante il periodo natalizio. È un alberello delizioso, molto country, caldo, che renderà l'angolino di casa vostra dove deciderete di metterlo veramente un angolino unico e speciale. Scommettete che vi piace? E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere l'alberello con i gusci di pistacchio come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro albero di pistacchi, ma non è un albero di pistacchi, è un albero di Natale con i gusci di pistacchio, quindi un cono in polistirolo su cui montare tutti i nostri pistacchi. In alternativa potete usare anche un cono fatto con il cartoncino da voi stessi. Poi tanti gusci di pistacchio, il che presuppone una bella mangiata di frutta secca. Un bastoncino in legno di circa 20 cm o 15 è lo stesso. Potete utilizzare anche il manico di un cucchiaio di legno o semplicemente questi bastoncini che trovate in tutti i negozi di belle arti. Viene bellissimo anche con le stecche di cannella, quelle lunghe. Ci occorrerà anche un pezzettino di carta velluto marrone. Come base io userò un sottobicchiere dell'IKEA in sughero. Poi come materiali ci occorrerà un tagliabalza, un pennello da poco conto, delle stecche di colla a caldo e relativa pistola, dell'acrilico bianco per dare l'effetto neve e poi come puntale io userò una stella di anice stellato. Voi potete usare una qualunque stella che avete, io preferisco continuare con i materiali naturali. Cominciamo subito. Come prima cosa taglio il bastone. Voilà! A questo punto questo lo mettiamo da parte. Prendiamo una manciata di pistacchi e cominciamo ad attaccare i pistacchi con la parte più bombata verso l'alto e la parte a punta verso il basso, facendo fuoriuscire il pistacchio di circa la metà del suo corpo. Vedete? Così. Quindi punto di colla a caldo e appiccichiamo il pistacchietto. State attenti a non bruciarvi in questa sovrapposizione e proseguite così per tutta la prima fila. E voilà, la prima fila è tutta fatta. Adesso sovrapponiamo i pistacchi nell'intersezione superiore tra il primo e il secondo pistacchio. Così, vedete? Ogni due pistacchi ne mettiamo uno su, sfalzando quindi l'ingresso della fila successiva. Successivamente, per coprire la base del polistirolo, io userò un tondino di carta velluto marrone, ma voi potete anche lasciarlo sguarnito perché tanto non si vede. Se come me siete fissati con la precisione, tondino di carta velluto marrone e il gioco è fatto. E al centro del tondino pratico un forellino per fare passare il bastone. A questo punto pratico il foro con il mio bastoncino, girando entro quanto voglio. Adesso prendo la mia base con un tocco di tagliabalza, allargo anche qua quello che dovrà essere il foro ospitante il mio alberello. Quindi
punto e faccio passare anche dal foro in basso il mio alberello, che non starà fermo finché non assicurerò ben bene la base con un bel po' di colla a caldo. Non lesinate la colla a caldo. A questo punto, per completezza, con un giro di colla a caldo fisso un altro pezzettino di carta marrone, così. Punto di colla a caldo sull'apice dell'alberello e inseriamo proprio così la stellina. Con un pennello caricato di acrilico bianco diamo una sporcata a mo' di nevicata. Jingle bell. Così, su tutto. Scarichiamo bene il pennello e passiamolo. E voilà, il nostro alberello fatto con i gusci di pistacchio è bello e pronto per essere esposto tra le meraviglie del nostro Natale creativo. Io auguro un Natale pieno di natura e semplicità a tutti, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Non è troppo carino il nostro alberello? Farà un gran figurone. Non è l'unico alberello che faremo durante queste feste di Natale. E allora, se non siete ancora iscritti sulla mia pagina Facebook, vi ricordo di correre subito a cercare il pennello bianco su fondo rosso di Arte per Te, iscrivervi alla pagina per non perdere tutti i video in versione short che sto mandando sulla pagina Facebook di Arte per Te. Video in questo periodo prettamente natalizi per stimolare la vostra creatività in questo periodo di feste. Vi aspetto anche su Instagram, cercate sempre Arte per Te per rimanere sempre in contatto con la sottoscritta, con le mie stories, le varie foto e trascorrere insieme questo bellissimo periodo, ma non solo, anche tutti quelli che verranno innanzi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un pollice in su e una condivisione, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perdere i successivi video, cliccate sulla campanella per essere avvertiti quando pubblicherò e basta, non ci rimane che rivederci sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, buona preparazione al Natale, ciao!